Cioè, il modo in cui sono state fatte le indagini sulla Juventus, che ricorda le indagini su 'Ndrangheta in grande stile, le perquisizioni, questa è la prima, diciamo, chiamiamola vergogna, la prima cosa incredibile che è successa. Le indagini sulla Juventus nell'operazione Prisma, come se fosse la grande organizzazione criminale italiana da colpire con spiegamento di mezzi incredibili, finanzieri, perquisizioni, eccetera, come se ci fosse stata la grande, capito, la grande retata nei confronti di chi mette in pericolo le istituzioni italiane. E poi, ovviamente, dopo questa grande cosa, cioè a seguire i verbali passati con le intercettazioni, le cose, tutto a valanga sulla stampa. Dunque, il problema non è chi poi ne scrive, perché purtroppo quello è, cioè è questo circuito perverso che tra novembre e gennaio ha distrutto l'immagine di una società.